Stiamo preparando. Come in onda. Vai. Beh, anche un tentativo, insomma, di abbozzare un commento a questa marcia trionfale di questo strepitoso successo editoriale diventa, direi, addirittura un tentativo vano. Insomma. Sicuramente anacronistico, ma di cosa stiamo parlando? Di un libro, e di quale, precisamente? Questo qui, Scritti Cozzani, libro autobiografico di un grande big internazionale della musica che ancora una volta è con noi questa settimana. Parlo, manco a dirlo, di Piero Scamarcio, anche questa settimana in compagnia dello scippatore di emozioni. Grazie. Grazie a voi. Settima edizione è un trionfo. Sì, Mauro, anch'io trovo superfluo praticamente ogni commento su questa iniziativa editoriale. Per cui Davvero. Ce ne possiamo pure andare. No, aspetta, dove andate? Vabbè, no, era un modo di dire. Ma guarda che noi dobbiamo spiegare ancora quanti ce n'è da recepire leggendolo. Di particolari ce ne abbiamo ancora una miriade. Cioè, sempre sopra lì. Ma qui si narra di tantissime cose poi realmente accadute nella vita, nella tua carriera musicale. Ho riletto anche questa edizione, la settima. Di nuovo? Sì. Cioè, ogni edizione, lo sai, io esce un'edizione e me la rileggo alle volte. Hai una memoria labile. No, mi piace, cioè mi piace. E immergendomici ho recepito un altro particolare sfuggitomi alle precedenti letture. So che tu, non dico ogni concerto, ma comunque spessissimo, cambi il tecnico del suono degli effetti speciali. Perché Mauro, praticamente tu devi sapere che lo scivatore ed io, praticamente, noi ci teniamo moltissimo alla pulizia del suono, capito? Certo. Anche alla pulizia personale, ma soprattutto alla pulizia del suono. Vado a memoria, citi moltissimi, poi magari se me ne sfugge qualcuno, Bob Ezrin, collaborazioni con Alan Parsons, Bob Rock, Scott Litt, due altri, sono tanti. George Martin, Quincy Jones, Jerry Harrison, Jack Perry, e tanti fino ad arrivare a tutti, pure i più abbattuti. Sì. Come farà a ricordare tutti questi nomi? C'ha una memoria fotogenica che non hai l'orologio, vedo. No, vuoi sapere che ora è? Che cosa? Vuoi sapere che ora è? Che ora è? È l'ora di leggerti un capitolo della... No, Mauro, non ti far venire grilli per la testa. Ma non sono io interpreto la volontà di... Ma non so più cosa leggere, proprio. Vabbè, allora, non volete che legga un capitolo? Se non voglio poi che sembri una cosa personale. Geriero, che? Ci potresti raccontare, signorina, che cosa? Di quando fondassi il Movimento Dark. Movimento Dark, ma quello è una bomba. Mamma. Sì. Mauro, che succede? Tu sei il fondatore del Movimento Dark. Lo so, l'ho letto il libro. Devi dare... devi enfatizzare. Sì, l'ho fatto io il Movimento Dark. Titolo del capitolo. Vabbè, il capitolo si intitola... Piero, due punti, una luce nell'oscurità. Vai. Legge perché non può tenere tutta a memoria. Ti ascoltiamo, vai. Un effetto speciale. Steve Lilly White. Che ha fatto questo? Te piacere. Sì. Madonna, ti faccio finire. Si stava preparando per il funerale del padre di mia moglie. E così si parte, però ci si prepara un funerale. No, è la partenza. Mauro, per piacere, per questo capitolo devi fare particolare attenzione. Non ho ancora detto chi, però. Non fa niente. Devi fare particolare attenzione perché io stavolta ho usato per scrivere questo capitolo il metodo letterario di Jean Genet. Prevenire è meglio che curare. Brava, tu hai senz'altro presente, come posso dire, la rivolta contro i valori contemporanei che serpeggia negli scritti di Jean Genet. Scherzi, d'accordo? Se tu chiedi alla mia ragazza, ieri sera non abbiamo parlato di altro. Bravo, allora tu, sia quel metodo che la tua ragazza, la ritrovo. La mia ragazza ne raccontava. Ne parlavi ieri? La ritrovo. E già l'hai messo nella settima edizione. Martin Bros. Faccio uccidere, sai. Vai. Vado. Dai. Si stava preparando per il funerale del padre di mia moglie. Ah, ecco perché è la storia del metodo. Quello pover'uomo era morto di diabete. E pensare che non aveva mai trasgredito alla cura alimentare che ci aveva dato il medico. Vabbè, scusa, com'è che è morto ugualmente? E niente, quello praticamente il giorno prima noi avevamo festeggiato il compleanno di mio suocero. Tanti auguri a te! Oh,
mamma Bringa. Tanti auguri a te. Stava mamma brindare, a cantare, capito? Mentre in questa gioia generale, a un certo punto il mio suocero si è avvicinato alla torta per spegnere le candeline, che deve soffiare sopra le candeline, è morto. Come? È morto? Cioè, come è morto, Pier? E quello è risaputo, Mauro. Un uomo che soffre di diabete non si può avvicinare ai dolci, scusami. Vabbè, ma di qui a morirci sul colpo. Insomma, arrivi in chiesa, chiaramente per il funerale, e trovo tutti quanti gli amici. Chiaramente Cerny Curie, Virgin Prunes, i Sister of Mercy, Sheila and B. Devotion, Santino Rocchetti, Jack Lagoff, Dora Moroni con Nosic. La solita cricca, la solita ganga, sì signore. A me, chiaramente, io appena arrivato in chiesa, a vedere tutta questa gente con Dora Moroni, eccetera, mi fece molto piacere trovare tutti loro in quel momento del dolore, diciamo, e chiaramente ci fece piacere moltissimo anche ad Adalgisa, mia suocera, mentre ci stava facendo piacere che avevamo incontrato tutti gli amici, a un certo punto Nick Cave, gli viene la cima di Scirocco, gli viene una cosa di testa, se ne va di corsa all'organo a canne che stava in chiesa e si mette a cantare Monastere Santa Chiara. Nick Cave. Monastere Santa Chiara. Daniel Abraham. Ah, quello è un effetto speciale. Si mette a cantare a squarciagolo questa canzone, anche perché tra l'altro quel Nick Cave sapeva che era la canzone con cui Adalgisa e mio suocero si erano fidanzati. Beh, molto carino da parte sua questo. Nick Cave? No, il pensiero. Un bel pensiero, sì. Insomma, a un certo punto, dopo la canzone, a farci baci e abbracci, il prete a un certo punto chiese se c'era qualcuno che voleva andare a leggere la prima pagina del Vangelo, capito? Allora, mentre c'è qualcuno che vuole leggere la pagina? E guardava noi che stavamo... Pensavo... allora, tutta la gente che si piegava... Un attimo solo, scusami, ti vogliono. Chi è? Posso venire io se volete. Dalla chiesa, che cosa c'entra? Non è adesso la pezza. Insomma, nessuno voleva andare, a un certo punto abbiamo fatto Ponte Ponente Ponte P. Che cos'è? Abbiamo Ponte Ponente Ponte P, tappetta Perugia, per vedere chi... Che cos'è? È un delitto. Che cos'è? Pat McCarthy... Per vedere chi andrà a leggere la pagina del Vangelo. È chiaro, una conta. Non lo sapevo, una conta in chiesa. In chiesa. Esce Fausto Papetti. Appena uscito Fausto Papetti... Cioè, esce dalla conta, però. Esce dalla conta, Fausto Papetti. Fausto Papetti comincia a dire, no, ragazzi, dai, non so parlare, so solo suonare. A un certo punto a me mi viene un'idea geniale. Faccio, Fausto, 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 leggila con il sax. Capito? E accettò? Certo, cioè lui... aspetta, fammi capire. Allora, accettò di andare a leggere il Vangelo suonando il sax. Suonando il sax. Intonando le parole. E infatti fa... Quello era Fausto Papetti che stava suonando. A un certo punto, finito di leggere il Vangelo, poi il prete dice la sua omelia e finisce la messa. No, il problema... Il problema era quello che bisognava portare fuori la bara. Allora io chiesi aiuto, a qualche... si presentano subito, immediatamente, i Joy Division, i Killing Joke, Laura Luchi, Laura Luca e Gianni Togni. Tutta la gente, sta carovana per portare fuori, tutto il rispetto. Arthur Lindsay? Guarda, mi fa venire i brividi certe volte. Aspetta, fammi capire, da tutta quella gente, con tutto il rispetto per il tuo socio, cioè per portare un ferretto, tutta quella caravana. No, mio socio era un po' cicciabomba, chiaramente. Era un cicciabomba, cosa vuole? Perché quello addirittura ci voleva dare una mano pure Prince. Ma Prince si era offerto, Piero, vieni io, Prince. Bene. Però volevi i soldi, ha detto, ho detto, se vuoi che porti la bara, uno strozzarello, 8 miliardi. Qua gliel'ho dato, l'ho mandato scappando chiesa a chiesa, proprio fino sotto al confessionale. Dietro per dietro. Proprio gli ho dato una stampata nelle corna e vabbè, lo mandai scappando, insomma. Insomma, a quel punto che cosa doveva fare? Ian Curtis si portò mia suocera in macchina al cimitero. Il feretro è uscito? È uscito, uscito il feretro. Aspettiamo. Chi ci Apocalypse Now, che è? Tony Cohen? Io un giorno di questo lo faccio fuori. Per piacere. Io a quello lì.
Il carro funebre lo guidava io e ci stavo lo scipatore che mi faceva da navigatore. Dietro con la salma poi stavano i Bauhaus che stavano a piedi e Mario Luzzi che c'aveva il motorino. E tutti quanti insieme al cimitero. Andiamo al cimitero. Arriviamo al cimitero. Il becchino nel vedere tutta questa gente piena di vita non sapeva chi doveva seppellire. Beh, chiaramente, venivano tutti questi gruppi. Brava. Insomma, arriviamo al cimitero in quel frantunque, mentre si doveva decidere chi dovevamo seppellire, Peter Murphy, capito? Si accosta a me con l'occhio di sottecchio. Con l'occhio di sottecchio che è un paese vabbè, con l'occhio mi fa il cenno, capito? Fa Piero vicino sono un gruppo assurdo ma non ho capito mi fa lui capito? Peter Murphy ti piace? In silenzio fa Piero con la bocca un po' storciuta per non far sentire che tutta quella gente mettiamo su un gruppo assurdo. Mettiamo su un gruppo scuro! Era scritto! Secondo tempo di Apocalypse Now. Fred Schmidt? Noi abbiamo un effetto normale noi quando andiamo per i concerti. Per piacere, il party club del... faccio io. Sì. Allora facciamo Spio, Peter. Peter, cosa intendi tu per oscuro? E Pietro, Piero mi fa Peter... omonimo. Zitto. Sì. Dobbiamo suonare a nero. Brava, faccio io, brava. Così non paghiamo le tasse, basta che facciamo attenzione alla finanza, capito? Piero mi fa Peter, c'ho delle conoscenze, stiamo coperti. Zitto adesso, che se ci sente Robert Smith, capito perché parlava di sottecchio, capito? Ci frega l'idea. E così nasce il dark. Noi abbiamo una pagina di storia qui, e un applauso va tributato. Non vorrei coglierti alla sprovvista, insomma, di sorpresa. Annunciaci la pubblicità con un effetto speciale. Di chi era? F. Moraes. Pubblicità. 0-0 dopo. Grazie. Alla prossima settimana, alla prossima edizione, al prossimo capitolo.